Carissimo Max Montane Channel, in questo momento qua non sto facendo nessun dissing, ma rispondo a tante persone che continuano a guardare il video che oggi ho pubblicato, che riguarda, diciamo, il primo video di Superban nei confronti di te. E tante persone mi hanno detto: Riccardo, sei stato l'unica persona del canale YouTuber che ha avuto la possibilità che tu fossi intervenuto. Parte che sei intervenuto in maniera di Pirandello, neanche il migliore scrittore del Novecento sicuramente avrebbe fatto meglio, anche perché mi hai fatto una pappardella e io ti ho risposto, ma come sempre, tante persone hanno risposto al tuo commento e dopo tu, quando tu hai visto che la cosa cominciava a peggiorare, perché magari, non so, sei magari un po' di coda di paglia, tu hai, cosa hai fatto? Hai fatto presto, ti sei ritirato e hai cancellato tutto. Ma il problema è questo, Max Montagna Channel, Max Montagna Channel, Max Montagna Channel, che noi purtroppo a livello tecnologico non siamo rincoglioniti, abbiamo fatto tutti i screenshot, quindi abbiamo tutto memorizzato. La cosa bella era quella che avresti dovuto rispondere in maniera adeguata, sicuramente in maniera che magari qualcuno magari poteva risponderti in maniera adeguata, ma tu cosa fai? Tu provochi, anzi tu rispondi e poi aspetti i commenti. Nel momento in cui tu vedi che non c'è nessuna persona che è a tuo favore, cosa fai? Di punto in bianco tu cancelli i tuoi commenti. Ma il problema è questo, che abbiamo fatto gli screenshot, e quindi di conseguenza la tua storia, la tua falsità, la tua continuamente immagine che continui a dare sul tuo canale, io non so per quale motivo tanta gente si sta ancora seguendo, oppure fa finta di non vedere, le cose sono cambiate da oggi, mi dispiace. Grazie al Superbank che dice che vuole. Che tu hai detto che non vuole farsi, anzi, tu hai chiesto di far vedere la sua identità, ma io metto la mia faccia. Non me ne frega un cazzo, Max, non me ne frega niente. Tu devi avere il coraggio di mostrare le ricevute o qualsiasi tipo di cosa per poter, diciamo, parlare, chiarire, e così la gente non dice più nulla, non dice più nulla. Non dice più nulla. Ma se va avanti così, le cose saranno ben diverse. Ti aspetto nei prossimi commenti. Fino alla fine. Forza Juve. Ciao Max!